I'm the great pretender. Auto d'epoca, vecchie signore dal fascino intramontabile, su strade d'Abruzzo in un evento dalla grande suggestione. È l'Abruzzo Grand Tour il protagonista dei giorni d'inizio estate, con auto d'epoca provenienti da tutto il mondo e che mettono in risalto le bellezze paesaggistiche d'Abruzzo, offrendo ai partecipanti un'esperienza indimenticabile. Auto storiche, simbolo di eleganza e passione, che sfilano per paesaggi mozzafiato e borghi incantevoli. Evento in programma fino al 7 di luglio, organizzato dalla SD Cultura e Motori e che fa parte del circuito tricolore di ASI. L'obiettivo? Quello di far conoscere le bellezze della regione attraverso un percorso di 750 km. Il successo della manifestazione è decretato dal numero di auto selezionate e dalle nazioni rappresentate, oltre 12, dalla Turchia agli Stati Uniti, passando per Inghilterra e Grecia. Una crescita che testimonia l'importanza e il valore di iniziative del genere che continuano a promuovere l'Abruzzo a livello internazionale. L'organizzatore Felice Graziani. Questo Grand Tour è una manifestazione di ASI Circuito Tricolore organizzata dall'Abruzzo Drivers Club, che è un club abruzzese di Avezzano, e riunisce 50 autovetture di altissimo livello. Facciamo conoscere le bellezze d'Abruzzo, questa è una delle perle, San Giovanni in Venere, ma anche la Costa dei Trabocchi. Ieri eravamo sul Gran Sasso, siamo stati a Guardia Grele, poi ritorneremo verso la Marsica attraverso il Blockhaus, quindi bellissima, favolosa montagna della Maiella e Passo Lanciano, e concluderemo poi a Raiano e ad Avezzano con il circuito cittadino la sera del sabato. Si uniranno a noi altre 40 autovetture che arriveranno domani. L'Abruzzo stupisce ed è un posto magnifico per fare raduni di auto d'epoca, perché ci sono dei luoghi come questo che chi viene dall'estero, chi viene comunque da tutta Italia, non immagina di conoscere. Quindi dobbiamo valorizzare sempre di più la nostra regione, è importante.